Un saluto a tutti, sono Nathan e bentornati sul mio canale. Se state vedendo un'inquadratura un po' diversa, con una qualità video diversa, è perché purtroppo non potevo registrare appunto questi pezzi, questa parte del video con la mia normale webcam, perché si vede male, si vede sfocata. Se la vado a ingrandire appunto per registrare un video, ancora peggio, ho provato con la webcam del portatile dei miei, e si vede bene, però va a scatti. Quindi mi tocca registrare ovviamente con la, fortunatamente che funziona, con la videocamera. Allora, oggi andiamo a vedere una missione un po' particolare di Warhammer 40.000 Conquest, ossia una missione che è stata studiata per essere breve, quindi per essere giocata più volte rapidamente in breve tempo. Ovviamente questa missione andrà a influenzare la missione che andiamo a giocare poi successivamente. Io l'ho modificata leggermente, modificata, diciamo che un po' l'ho un po' equilibrata, perché la missione che giocheremo successivamente, essendo che questa missione che vedremo oggi può essere giocata quante volte volete, mi dice che per ogni volta che gli Space Marine vincono, aumenta di un pollice la distanza nella zona di schieramento della prossima, fino a un massimo di 10, che devo dire che gli Space Marine possono vincere massimo 10 volte. Sì, però giustamente io ho detto sì, ok, però se non c'è un limite di volte in cui si può giocare la missione, io posso giocare così tante volte questa missione fino a quando non ho ottenuto i 20, le 10 vittorie per gli Space Marine, e così non ha senso. Quindi ho deciso di dare comunque un limite di 10 missioni, cioè 10 volte che giocheremo la missione. L'ho giocata per 9 volte, oggi quindi giocheremo l'ultima volta, sarà breve, quindi dopo comunque parlerò, farò comunque qualcos'altro comunque in generale, perché altrimenti il video verrebbe un pochino corto. Quindi andiamo a vedere subito la missione, appunto, poi torniamo qua per le ultime cosette. Allora, questa è la missione infiltrazione, è una missione un po' particolare, perché è una missione, ve la faccio comunque vedere. Questa appunto è la zona di gioco, questa è tutta la zona di schieramento della Death Guard, qua abbiamo lo schieramento dei Reavers, il campo è possibile un po' allestirlo un po' come ci pare. Ovviamente i Reavers devono essere schierati attorno alle botole, perché questa missione è stata pensata appunto, come dice qua, per essere giocata più volte in maniera rapida, quindi appunto è una missione veramente breve. Questo perché? Perché per ogni volta che gli Space Marine vincono in questa missione, nella prossima la zona di schieramento degli Space Marine può aumentare di un pollice fino a un massimo di 10 pollici, quindi gli Space Marine possono vincere un massimo di 10 volte. Ora, siccome secondo me è un po' sgravata la cosa, perché io posso giocarla anche mille mila volte fino a quando non vincono effettivamente 10 partite, io ho dato un numero massimo di volte in cui giocare la missione, che è 10. Quindi qua appunto, dove c'è un po' il riepilogo delle missioni finora fatte e chi l'ha vinte, io ovviamente, vedete, ho detto che questa missione, la numero 6, sarà giocata un massimo di 10 volte. Ho segnato le volte in cui gli Space Marine non hanno vinto, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, e adesso c'è l'ultima volta che la gioco, appunto vedremo se riescono a vincere anche per la settima volta, perché altrimenti io potrei giocare una cinquantina di volte questa missione qua, fino a quando gli Space Marine non ottengono 10 vittorie, che è il massimo, e quindi secondo me così non avrebbe veramente senso. Ma anche lo schieramento è molto molto particolare, perché le forze vengono determinate a caso usando la tabella che poi vedremo tra poco. Quindi si schiererà prima la Death Guard, poi i Reavers, verrà collocato poi l'obiettivo e i Reavers poi avranno il primo turno. Condizioni di vittoria sono veramente molto semplici: il giocatore di Space Marine vince se conquista l'obiettivo avendo un modello a contatto di basetta alla fine di un round di battaglia. Ovviamente la Death Guard lo deve impedire, e la partita, essendo comunque una partita breve, dura soltanto 4 round di battaglia. Questa è la, ve la faccio appunto vedere, la tabella. Ovviamente si tira un D3, tirando un D3 per la Death Guard, se esce ad esempio 1
La Death Guard avrà da giocare un Plague Marines e Poxwalkers con due Plague Marines e 9 Poxwalkers, mentre con 3 Plague Marines e 12 Poxwalkers. In modo analogo, i Reavers con 1 su un D3, 3 Reavers, schiererà e giocherà 3 Reavers con 2, 4 Reavers con 3, 2 per 3 Reavers, quindi 6 Reavers. E uguale è l'obiettivo. Vedete che qua abbiamo tre obiettivi diversi, B, A e C. Tirando comunque un D3 e vedendo appunto dove compare il punto, anche ovviamente l'obiettivo andrà schierato in modo veramente, faccio anche comunque vedere un po' la pagina, in modo totalmente casuale. Quindi veramente è una missione totalmente casuale. Qua appunto abbiamo il D3, qua c'è il modo in cui bisogna scrivere il reverse. Adesso andrò a scrivere tutto quanto e poi ci rivedremo tra poco per iniziare questa brevissima missione. Allora, eccoci qua appunto il campo di battaglia, l'ho allestito in questo modo, ho messo ovviamente i soliti elementi scenici già prestampati che già avevamo, poi qua ho messo questo container con dei barili. Qua abbiamo delle casse, qua ci sono altre casse, qua c'è un altro container con barili e casse e qua un altro container con barili e casse. Allora, per la Death Guard abbiamo 9 Poxwalkers che ho messo qui e 2 Plague Marines. Ho voluto mettere uno con il lanciagranate e il Plague Champion perché appunto non veniva specificato nella missione, mentre per i reavers partono soltanto con tre reavers. Quindi abbiamo il sergente con i due modelli. L'obiettivo invece poteva uscire appunto in diagonale lungo questa, poteva uscire o lì o qui, e invece è uscito qua in questo punto, che ovviamente è sopra il container. La partita appunto dura 4 round, comincia in reverse, quindi direi subito di iniziare. Allora, vediamo un po'. Beh, direi subito di farli correre. Comunque, il loro obiettivo è raggiungere, andare in contatto di base hit con l'obiettivo entro 4 round di battaglia. Quindi, i reverse, movimento, corrono, cioè corrono, avanzano di 8. Quindi, 8, vediamo un po'. È più o meno qua. Ok. Questo è cascato e loro ovviamente poi li vanno. Ah no, di meno di 8 perché qua c'è, cioè, toglie 2 al movimento, quindi devono andare di 2 pollici indietro, quindi sono più o meno. Ah, questo non ci vuole mai stare. Più o meno sono qui. Comunque tutti ci sono. Ovviamente fase di tiro non c'è perché comunque hanno avanzato, quindi fine turno degli Space Marine, inizio turno Death Guard. Cominciamo con la fase di movimento. Allora, questo toglie 2 pollici di movimento, oltrepassare questo, quindi sarebbero tipo 2 e poi rimangono 3 pollici da fare, perché giustamente loro si muovono di ben 5 e quindi arrivano qua. Allora, lo vedono loro? Direi di no, per un pelo. Però abbiamo i Poxwalkers che possono muoversi di meno 4 e arrivare in questo punto qui, per poi provare a fare una carica ai Reverse. Diciamo che questo è l'unico modo appunto per bloccarli. Quindi fase di movimento terminato, fase di tiro non c'è nulla perché loro non vedono, hanno la linea completamente ostruita dal container. Fase di carica, loro caricano qui sopra, loro tirano di reazione, quindi fanno 3 colpi di pistola a 6 perché sono in reazione, manco uno. Infatti dovevo usare i dadi blu, ma comunque è uguale. E loro quindi caricano. Di ben 6 dovrebbero comunque arrivarci, vediamo un po'. Sì, di ben 6 arrivano addirittura fino a qui, vedete? Quindi
loro caricano comunque arrivarci. Sì, diciamo che questo poi arriva fino a qui e gli altri due vanno qua dietro. Ok, quindi fase di carica terminata, facciamo il combattimento. Allora, attaccano ovviamente prima loro perché hanno caricato, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, se cede un pollice quello non lo so. Sì, comunque sì. Quindi sono ben 14 attacchi, quindi facciamo 7, 7. Quindi tiriamo tutti i dadi, quindi sono 3, 6, mi manca un dado bianco, quello qua. Allora, siccome sono tutti, siccome sono tutti quanti più di 10, loro hanno la regola, questa qua, orda contagiata. Quindi posso aggiungere uno tiri per colpire finché l'unità include più di 10 modelli. Quindi loro colpiscono, non colpiscono al 5, colpiscono al 4 e poi feriscono al 5. Quindi al 4 i primi 7. Questo è un 4, ma in palese sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8. Quindi 8 al 5, tiro l'ottavo dado. Niente, soltanto una ferita che ovviamente i river salvano al 3. Che ovviamente non stavano allucinanti. Quindi loro prendono una bella ferita e la prende questo qua. Ovviamente rispondono i diversi, rispondono tutti quanti, fanno due attacchi, più possono tirare un dado aggiuntivo perché la loro regola glielo permette, quindi sono 3, 6, 9 dadi più il sergente 10, quindi sono 3, 6, 9 e 10. Alla 3, quindi al 3. Allora, tutti questi al 3 sempre. Quindi abbiamo 3, sono 5, 5 tiri disgustosamente resistenti da fare al 5. Però ci sono due 6, però ne muoiono 3, quindi muoiono questo e questo qua. Ovviamente questo cade sempre. Bene, direi che entrambi hanno attaccato. Niente, non c'è altro da fare. Direi che è finito il turno. Il primo round, andiamo al secondo round, quindi con l'inizio per gli spiriti smaniti, che sono ovviamente sempre in combattimento. Allora, se io li faccio ritirare, li ritiro, possono comunque sparare. Io mi potrei anche tranquillamente ritirarmi, avvicinare e andare fino a qua. Però, vedo che loro sono di meno, non hanno più il più uno ora al colpire. Però è vero anche che i round sono brevi, poi ci sono anche loro che si stanno avvicinando minacciosamente, sicuramente. No, anzi, rimango qua. Rimango qua, allora loro, quindi fase di movimento, nulla, fase di tiro, loro sparano qui sopra con le pistole, quindi abbiamo al 3, sono tutti e 3, al 3, ok, sono ben 2, quindi 2 tiri disgustosamente resistenti di al 5, non ne muoiono altri 2, bene, e poi abbiamo la fase di combattimento, che fanno sempre i soliti 10 attacchi, quindi sono 3, 6, 9 e 1, 10. Prima AC 3 o più. Allora, questi. E poi sempre altro più, quindi feriscono altro più, tutti praticamente 3, sono ben 7, quindi sono 7 tiri disgustosamente resistenti al 5. Bello questo tiro, cavolo. Sono, ne muoiono solo 2. Però è bello. Quindi rispondono i Poxwalkers. Rispondono solo con 4 attacchi. Quindi
al 5 perché non hanno più di 1 perché sono in meno di 10, sono 2 sempre al 5, 1, quindi un PS e 1 ci saluta. Questa non ci voleva, questa non ci voleva. Quindi fine turno per le Svalin, fanno un tiro di morale, ma direi che anche abbastanza inutile, fatto uno, ma comunque hanno, mi sembra, il sergente ha 8 di disciplina, quindi non ha molto senso farlo, quindi fine turno Spesvalin, inizio turno Death Guard, quindi fase di movimento, ovviamente loro si muovono, quindi si muovono più o meno qui. Ovviamente sparare non possono sparare. E niente, provano a fare una carica. Quindi caricano. E riescono. Ci prendiamo prima lui, seguito da lui. E ovviamente attaccano. Quindi attacca prima il Black Champion. Con due, fa due attacchi entrambi con il maglio potenziato, se non sbaglio, che è questo qua, vedete. Quindi fa AC. Ah, ma è potenziato, devo sottrarre una serie per colpire, quindi colpisce al 4. Niente. Attacca lui con l'altro Plague Marine con la lama della peste, quindi al 3. E poi al 4, normale. Prende. Niente VP, quindi al 3. Salvi. Rispondiamo noi. Allora, facciamo un attimo una cosa. Il sergente attacca qui sopra, lui attacca qua. Allora, facciamo il sergente che fa 3 più 1 attacchi perché è sergente al 3, sono 3 al 3, sono tutti e 3, quindi 3 tiri al 5, abbiamo perso anche un dado. Allora, però ho fatto bene un 6 e un 5, e ho fatto un 6. Questi Voxhawkers stanno per ora resistendo al mondo, e l'altro abbiamo detto che attacca qua, quindi sono 3 al 3. Sono 2 al 5, 1 al 3, salvo. Quindi rimangono i Poxwalkers da attaccare, sono 4 al 5 e poi al 5, sono 3 al 5, sono 1 al 3, salvo. E niente, diciamo che si conclude così il secondo round. Quindi si va a iniziare il terzo round, però è già il penultimo. Quando vi dicevo che la partita è veramente molto molto breve. Il problema è uno. Io potrei anche farli ripiegare, cioè ripiegare, quindi scappano di 6 in qua. E il problema è che poi c'hanno. È vero che possono sparare, però c'hanno loro, che sicuramente verranno caricati. E però no, li ripiego, non mi interessa. Perché tanto stare qua si perde un altro turno, un altro round così, quindi io li vado a far ripiegare. Quindi qui. E poi con il meno 1 al tiro, quindi perché ovviamente loro possono anche sparare quando si ripiegano, però hanno un meno 1 al tiro per colpire, quindi loro sparano ai Poxwalkers, lo colpiscono al 4, quindi sono 2, manco 1, perfetto, come ho detto, e niente, quindi fine, non dimenticare che nulla perché sono ritirati, turno quindi di loro, beh, senza dire nulla, loro possono anche avvicinarsi qua. Loro, dunque, io li farei, andrei avanti fino qui, quindi poco più avanti di questo. Ok, allora, quindi movimento, tiro, beh, loro sparano qui sopra, e lui forse no, lui non c'è assolutamente in copertura. Allora, il lanciagranate fa i suoi due attacchi al 3, uno è andato. Forza mi sembra 7, resistenza, no, forza 6, resistenza 4, comunque al 3, niente.
C'è lui, diciamo che, loro, che, loro, che lui spara che loro sono in cover. No, però non sono in cover perché qua lo può vedere. Comunque fa due attacchi con. Dunque, se poi loro corrono, vanno avanti di 6. No. E lui prova a fare un attacco con la sua arma che è il fucile al plasma sovraccaricato. Lo rischio, non mi interessa. Quindi sono due colpi al 3 con AB. Se esco uno e dopo gli attacchi lui muore. Niente, quindi è andata di lusso. Forza 8, resistenza 4. Quindi essendo il doppio al 2. E questo no. Ovviamente l'1 solo su tiri per colpire scoppiava. E ha preso, gli dà un bel meno 3 al VP, quindi al 6. Che allucinanti. E niente, a questo punto hanno tirato, non hanno fatto nulla, loro caricano, loro tirano di reazione, quindi al 6, niente, loro caricano ovviamente e attaccano facendo i loro 4 attacchi al 5, solo uno al 5, niente, rispondono loro, sono 3. 6 più 1 del sergente, 7 al 3, sono tranne uno tutti, e poi di nuovo al 3. Ok, sono 5 al 5. Beh, direi che i due li prendono, rimangono i due modelli, quindi loro muoiono. Ok, comunque è finito, terzo round, adesso c'è l'ultimo round e adesso tutto dipende dal tiro per avanzare. Se il tiro per avanzare è abbastanza e non vengono eliminati, beh, intanto facciamo la fase di movimento con che loro avanzano a manetta e però purtroppo fanno 2, quindi 6, 7 e 8. Ho paura che... Con 8 arrivano qua. Quindi direi nulla. Perché vi ricordo che le condizioni di vittoria sono che il giocatore delle spese marine vince se conquista l'obiettivo e deve farlo ovviamente prima della fine del quarto round di battaglia. Comunque adesso anche se loro si muovono, hanno avanzato, non possono sparare, anche se loro stanno lì fermi. Essendo il quarto round di battaglia, la partita termina, loro non sono a contatto di basetta con l'obiettivo, ma anche se fosse per terra comunque non c'erano, perché comunque vedete che l'altezza è diversa. Se magari tiravano e facevo, ecco già 4, magari si muovevano già di 4 pollici, quindi magari potevano anche salire e vincere quella partita, però purtroppo non ce l'hanno fatta, quindi... Quest'ultima partita è stata vinta dalla Death Guard, che niente, andiamo quindi ad aggiornare direttamente il trovo la sinistra, poi tra l'altro aiuto. Andiamo a aggiornare quindi qua. Quindi vittoria della Death Guard, quindi in questa missione. Gli Space Marine hanno vinto soltanto 1, 2, 3, 4, 5, ben 6 volte, quindi ovviamente avranno il vantaggio per aver vinto soltanto 6 volte. E niente, direi che la partita si è conclusa qua. Fine. Allora, vi metto in questa inquadratura perché ho appena finito di registrare un video, appunto il video di chiusura appunto dopo la partita, però... ho trattato un argomento che il video non so quanto è venuto lungo ancora, ma sarà venuto lungo tipo un'ora, una cosa del genere. Quindi quello preferisco farlo in a parte, di parlarlo veramente a parte. Comunque abbiamo visto che hanno vinto la Death Guard, quindi secondo ovviamente questo schema diciamo che gli Space Marine hanno ottenuto 1, 2, 3, 4, 5, 6 vittorie. Ok, quindi avranno comunque un vantaggio per la prossima missione e niente, scusate appunto se la missione è venuta breve, ma veramente
È così, cioè è breve così, è stata studiata, è stata pensata per essere giocata in questo modo, cioè molto molto brevemente. E niente, quindi se il video vi è piaciuto, quindi chiudiamo qua appunto l'episodio, poi quello che vi devo dire ve lo dirò poi in un altro video perché ce n'è veramente un bel po' da parlare. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate anche la campanella per ricevere tutte le notifiche e noi ci vediamo al prossimo video di Warhammer 40.000 Conquest, che fino a quando ci saranno delle missioni da giocare, perché io purtroppo con questa situazione non ho potuto più recuperare nulla, non ne giocheremo. Dopo andremo a vedere. E quindi niente, ci vediamo a un prossimo video. Ciao!